È questo l'uomo che considerate tanto pericoloso? Sarebbe questo l'uomo che vuole essere re? Davvero tu sei il re dei giudei? Se il mio regno fosse di questo mondo, il mio popolo non avrebbe esitato a combattere per cercare di liberarmi. Oh, tu parli di un regno. Allora sarai sicuramente un re. Sei un re? Sì, lo sono. Per questo sono venuto al mondo. Per testimoniare la verità. Chiunque cerchi la verità ascolta la mia voce. E qual è allora questa verità? Quest'uomo è un sognatore, non un criminale. Portatelo via, fatelo frustare. In ricordo della giustizia romana, così forse si sveglierà. Basta così. Rimettetegli i suoi stracci. Beh, allora. Niente. Non ha lanciato neanche un'ora. È una cosa veramente incredibile. Il re dei giudei. Ci vorrebbe una veste più adatta alla sua regalità. Un bel mantello. Ma che lo fai? Dai, te la prendi quello, ma qua. No, quello. Ehi, maestà, su, voltati, fatti vedere, su. Sì, è vero. Se è un re, gli si vuole la corona. Sì, ave, maestà, ave, grande possente maestà. Ehi, voi! Eccola la corona del re! Eccola! Ora sì che sei un vero re! Ave maestà! Cosa vuoi? Di qualcosa, avanti! Vuoi proprio morire? Non vuoi salvarti? Non ti rendi conto che ho il potere di rilasciarti o di farti crocifiggere? Quale potere avresti, dimmi?
fosse data da chi sta sopra di te. Ecco la mia decisione. Sarà il popolo a scegliere. Su, portatelo via. Andate a prendere Barabba. Magnanimità e benevolenza, il nostro imperatore ha deciso che l'usanza di liberare un prigioniero già destinato a morire sia mantenuta in vigore per onorare la vostra Pasqua. Abbiamo due prigionieri. Uno, Gesù di Nazareth, accusato di ribellione per essersi proclamato re dei giudei. Gesù è il nostro re, non potete ucciderlo! Chi difenderà quel falso profeta se la vedrà con noi? Barabba! Barabba! Assassini! Assassini! L'altro, Barabba, accusato di sedizione e del ferimento di un soldato di Roma. Quale dei due criminali volete che sia messo in libertà? Gesù di Nazareth? Cosa per salvarlo? Non possiamo abbandonarlo così. Colpevole di essersi proclamato re dei giudei? Oh, Barabba! Sia scritto che Gesù di Nazareth, colpevole di lesa maestà e di tradimento per essersi proclamato re dei giudei, è condannato a essere crocefisso. Gesù è innocente! Non ha fatto niente, lasciamo!
miracolo!